Grecia, 17 agosto 2008, domenica. Questa spiaggia si chiama di Potistika, resta nella zona est, vicino al monte Pilio o Pilion. Questa è una zona della Grecia vicino a una città che si chiama Volos. C'è questa spiaggia, si raggiunge in auto tranquillamente, c'è un po' di parcheggio visto la quantità di persone che vedete sedute a prendere il sole, a farsi il bagno, a giocare a palette, a riposare, a dormire. C'è questa bellissima spiaggia con questo bello scoglione, si può anche chiamarlo, sarà alto almeno 15 metri, anche di più, forse 20, che la divide in due, così vogliamo dire. Uno scoglio un po' più piccolo, da dove alcuni stamattina si lanciavano dall'alto nel mare, magari in mezzo tra i due scogli. Una bella spiaggettina di sabbia con qualche sassolino, ma devo dire gradevole, molto meglio di altre spiagge greche che abbiamo visto, ma i sassi erano un po' grossi e davano anche fastidio sotto i piedi. Mare bello, tra l'altro adesso si è anche abbastanza calmato, stamattina c'era molto vento, era molto più mosso. Acqua cristallina, beh, non c'è neanche bisogno di dirlo, presumo. Ecco qui adesso davanti a noi un altro scoglio molto più alto, da metà del quale io sono, a metà d'altezza al quale io sono, sono salito da questa parte, per poi esserci lo scoglio molto alto, anche là davanti va nel mare, e poi una volta giunti a questo, in cima a questo piccolo salitino, c'è la discesa per andare nell'altra spiaggia, non chiedetemi il nome perché non me lo ricordo, comincia per M. Anche qui potete vedere, penso anche da questo filmato che non è altissima risoluzione, che c'è un'acqua, come posso dire, cristallina e di niente, è una cosa incredibile. Spero che si riesca a vedere anche nel filmato, se no guarderete le fotografie. E qua c'è un po' di gente, c'è qualche nudista, se c'è qualche appassionato, in questo primo pezzo. E a partire da quegli scogli che vedete più o meno in mezzo alla... al video, poi metto lo schermo, l'altra parte della più lunga della spiaggia ci sono altri avventori, perché tanto la stessa strada che porta la spiaggia che avete visto prima poi continua e si può scendere anche quest'altra spiaggia, poi la stessa strada torna verso l'interno per tornare verso il paese, non mi ricordo più il nome, come si chiama. Anche qui devo dire che l'acqua è bellissima, là in fondo altri scogli. Oltre a quegli scogli non so cosa c'è, ma so che più avanti c'è un'altra spiaggezza che si chiama Pazzi. Adesso non so se subito dopo quegli scogli lì o subito dopo il promontorio che si vede più sullo sfondo. Là di fronte ci sono delle isole, una di queste si chiama Schiatos e credo che sia la prima. La seconda non lo so, poi ce ne sono altre due che da questa posizione non si vedono. Di nuovo la spiaggia dove sono, e qua l'acqua cristallina che credo, spero che si veda. E con questo concludo.